Allora, buongiorno. Il Consiglio dei Ministri ha svolto oggi due discussioni. La prima discussione ha portato all'approvazione del disegno di legge costituzionale di abolizione delle province. Come sapete, il pronunciamento della Corte Costituzionale dell'altro giorno ha bloccato tutto un percorso che era iniziato precedentemente di superamento delle province. A questo punto abbiamo ritenuto necessario, dato che manteniamo l'orientamento di dare seguito a quello che era contenuto nel discorso sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia nelle Camere, e lì c'era chiaramente scritto abolizione delle province. Su quel discorso programmatico il Governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento, quindi ci sentiamo vincolati a quell'impegno. Il pronunciamento della Corte Costituzionale ovviamente ha bloccato tutto questo iter. A questo punto abbiamo ritenuto che fosse necessario intervenire con l'intervento di maggior livello possibile, cioè l'intervento che, abrogando il termine province dalla Costituzione, da tutti gli articoli della Costituzione che menzionano la parola province, questa cosa possa consentire oggi, ovviamente sperando che il Parlamento lo approvi nel più rapido tempo possibile, di andare al superamento vero, senza che il mantenimento della norma costituzionale del termine provincia in Costituzione renda vano qualunque altro tipo di intervento, come purtroppo è accaduto fino adesso. Lo dico perché questo tema sicuramente ha creato e crea nella pubblica opinione un atteggiamento che è l'atteggiamento di sfiducia nei confronti dei percorsi decisionali. Si è annunciato in questi anni, in questi mesi, troppe volte il superamento, l'abrogazione, poi finché il concetto e la parola provincia rimane in Costituzione, qualunque intervento finisce per essere un intervento che finisce in un vicolo cieco, perché le province sono in Costituzione. Quindi abbiamo ritenuto che fosse necessario fermarsi, ripartire da capo e ripartire soprattutto nell'ordine giusto. L'ordine giusto vuol dire l'abolizione della parola province dalla Costituzione. Questo è quello che fa questo disegno di legge costituzionale. Disegno di legge costituzionale, oltre a indicare tutti gli articoli, i commi della Costituzione nella quale la parola provincia viene eliminata, rimanda nell'articolo 3 sulle norme transitorie a una legge dello Stato che deve ovviamente, nell'ambito delle competenze e delle regioni, ripartirà la legge ordinaria, le forme, le modalità di esercizio delle funzioni che oggi sono in capo alle province. E ovviamente ci rendiamo conto complessivamente che questo provvedimento è un provvedimento molto forte, perché interviene sulla Costituzione, ma riteniamo che non sia possibile fare altrimenti e che sia necessario soprattutto che questo provvedimento venga approvato nel più breve tempo possibile. Quindi l'invito al Parlamento è a tener conto dell'urgenza a questo punto, del fatto cioè che accanto a questo provvedimento poi sarà necessario prendere le altre misure che siano in grado di gestire la fase transitoria, che è una fase complessa, perché ovviamente dobbiamo e vogliamo salvaguardare i lavoratori che svolgono quelle funzioni e naturalmente vogliamo anche salvaguardare quelle funzioni. Credo che sia un fatto sicuramente importante. Il Consiglio dei Ministri ha anche avviato l'esame del disegno di legge sulle lobby. Abbiamo dato mandato al Ministro Moavero, il Ministro per gli affari europei, di svolgere un esame comparato con gli altri paesi europei per capire il tipo di normativa che noi stiamo immaginando di introdurre e per metterla in comparazione con quella degli altri principali paesi europei, in modo tale che quando poi completeremo l'iter del provvedimento saremo in grado di farlo in una logica che sia una logica di coerenza con gli altri paesi europei. Abbiamo poi infine svolto una discussione sulla presentazione che il Ministro Quagliariello, al quale do la parola adesso,
ha presentato il meccanismo di partecipazione alla fase di discussione attorno al percorso di riforme costituzionali che è cominciato con il lavoro sia della commissione che il governo ha insediato, sia con il lavoro delle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Come sapete, questo percorso di partecipazione, di apertura alla discussione, fa parte della volontà del governo di rendere il più aperto possibile, il più trasparente possibile, il più partecipato possibile il percorso di riforma costituzionale, per il quale sapete ci siamo dati 18 mesi che conoscete. Su questo e ovviamente anche sul tema poi eventualmente del disegno di legge costituzionale molto semplice che vi ho rapidamente raccontato, di abolizione delle province, lascio la parola a Gaetano Quagliariello. Sì, grazie. Allora parto da questo secondo tema, cioè dal disegno di legge costituzionale. In realtà insomma, l'essenziale ovviamente è stato detto dal Presidente Letta. Come vedete, questo non è un provvedimento ad hoc, né si tratta di accanimento terapeutico nei confronti delle province, ma si tratta di un provvedimento che consente poi di intervenire con una legge ordinaria. Per far questo sarà anche necessario conoscere i termini della sentenza della Corte Costituzionale per riorganizzare gli enti territoriali. Ci siamo quindi posti una esigenza di governo oggi abbiamo posto soltanto alcune premesse. Quando conosceremo le motivazioni della sentenza, in particolare il collega Del Rio proporrà un intervento attraverso una legge ordinaria che ovviamente si appoggia al provvedimento che abbiamo varato oggi, con il quale si potrà arrivare finalmente a uscire da quel policentrismo anarchico che ha caratterizzato fin qui gli enti di governo territoriale. Come se leggerete il provvedimento, questo è un provvedimento molto semplice ed è una premessa a questa opera che completeremo. Voglio anche dire che a questo punto c'è qualche ragione in più per cercare di accelerare nel percorso delle riforme costituzionali, perché questa proposta ovviamente entrerà all'interno di quel solco e sarà presa in considerazione insieme ad altre proposte che potrebbero nel frattempo arrivare dal Comitato dei 40 e quindi il fatto di aver previsto, diciamo, dei tempi più ristretti ha una ragione in più, perché significa anche portare a termine prima l'iter che riguarda questa legge. Ecco, a proposito di riforme costituzionali, oggi c'è stata l'informativa sulla consultazione pubblica che, come voi, alcuni di voi ricorderanno, è stata annunziata a Spineto. La consultazione pubblica è uno strumento di partecipazione regolata attraverso la rete e il governo si è munito di un sito che oggi ospita questa consultazione, ma che è a disposizione di tutti i ministri anche per altre iniziative. Il sito ha questo indirizzo: www.partecipa.governo.it. La consultazione, che ha come oggetto i temi l'indirizzo www.partecipa.gov.it. Ecco, i temi della consultazione sono quelli su cui la mozione parlamentare ha indicato essere i temi di cui evidentemente il Comitato dei 40 si occuperà. A tre livelli: un primo molto semplice, un secondo più sofisticato e un terzo che ha come riferimenti soprattutto fondazioni, studi professionali e ovviamente dipartimenti universitari, coloro i quali insomma si occupano professionalmente dei temi connessi alla riforma.
abbiamo previsto un comitato scientifico di garanti che ovviamente constateranno che tutto vada secondo le norme della più assoluta imparzialità, e ovviamente abbiamo previsto anche tutto quello che a livello tecnico è necessario per assicurare che ogni cittadino potrà intervenire una volta sola. Il Comitato Scientifico dei Garanti sarà presieduto dal professor Francesco Profumo, che è stato ministro della pubblica istruzione nel precedente governo e che aveva utilizzato in modo particolare questa procedura, e poi composto dal dottore Emanuele Baldacci dell'Istat, il quale garantirà soprattutto sull'elaborazione dei dati, e dal dottor Luca De Biase, che è il presidente della fondazione AREF, cioè che è la fondazione più qualificata per quel che riguarda la qualità della informazione. I risultati, la consultazione sarà aperta da lunedì prossimo fino all'8 ottobre, e i risultati saranno pubblicati in un rapporto consegnati alla Presidenza del Consiglio, nonché ovviamente pubblicati online alla fine del processo. Voglio evidenziare soltanto un ultimo aspetto. Intorno a questa iniziativa, sulla quale poi torneremo nei prossimi giorni anche con una convenzione pubblica, si è creata una rete che ha visto e che sta vedendo la partecipazione di altri ministeri e di pezzi della pubblica amministrazione, nello sforzo di rendere questa iniziativa soprattutto un'iniziativa che assuma un valore civico, che quindi porti i temi della nostra Costituzione al più ampio numero di persone possibili. Al momento un contributo molto importante è venuto dal Ministero della Funzione Pubblica, in particolare dal Formez, dal MIUR si prevede la possibilità di eventi sulla Costituzione nelle scuole e nelle università che coinvolga non solo gli studenti ma anche le famiglie. Le Poste hanno messo a disposizione le loro strutture per creare una rete informativa. La Fondazione Mondo Digitale si muoverà per alfabetizzare anche coloro i quali non hanno ancora avuto un contatto con il computer, e per portare quindi il questionario anche a persone che fino ad ora non conoscono e non sono utenti normali della rete. Ecco, questi sono soltanto alcuni dei partner. L'elenco completo, che è molto ampio, sarà presentato in una convenzione dove presenteremo ufficialmente questa iniziativa nei prossimi giorni. L'iniziativa partirà ufficialmente lunedì. Noi riteniamo che questo è anche, diciamo, una risposta in positivo e priva di qualsiasi, anche solo lontana, vocazione polemica a quanti giustamente hanno detto che il processo delle riforme deve uscire, insomma, dai palazzi e deve sempre di più investire la società. Ecco, questi sono i dati essenziali. Bene, ci sono delle domande? Prego. Buongiorno, Sabrina Fantauzzi di Public Policy. Due domande. La prima, le competenze delle province, mi pare di aver capito, passeranno alle regioni o comunque agli enti subregionali? Magari finisco la domanda. Quindi le regioni non verranno ridimensionate? Si parlava anche di un ridimensionamento delle regioni attraverso le macro regioni. La prima domanda. La seconda domanda è che cosa intendete fare sulla questione delle lobby con Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, visto che, essendo organi costituzionali e vige l'autodichia, quindi l'assoluta autonomia, possono anche non adeguarsi al regolamento delle lobby che il governo sta per approvare. Intendete fare un accordo? Sulla seconda questione, siccome abbiamo fatto un inizio esame, è questione ovviamente in fase di discussione e quindi la valuteremo nei prossimi giorni, ma comunque è evidente che Camera e Senato, il trattamento per Camera e Senato deve tener conto appunto dell'autodichia.
Mentre invece per quanto riguarda la prima questione, ripeto, oggi abbiamo approvato un disegno di legge costituzionale che abolisce le province, quindi che toglie la parola province dalla Costituzione. Punto. Questo è un provvedimento essenziale per consentire poi a valle di fare quegli interventi in legge ordinaria che sono necessari per ovviamente far sì che le relative competenze vadano a finire nei luoghi giusti per garantire continuità delle competenze, del personale e di tutto il resto. Ma questo avverrà con successiva legge ordinaria che non si potrebbe assumere se non si facesse quello che facciamo oggi, cioè il disegno di legge costituzionale che toglie le province dalla Costituzione. Questo è il passaggio chiave che ci consente e ci consentirà poi di fare tutti gli interventi che sistemeranno tutta la vicenda. Il problema è che, come ha dimostrato la sentenza ultima della Corte e tanti problemi che ci sono stati in questi mesi, finché non si interviene sulla norma principale, cioè la Costituzione, tutto il resto non si riesce a farlo funzionare in modo efficace. Quindi tutti quegli altri aspetti saranno ovviamente aspetti che verranno gestiti nella legge ordinaria a cascata, ma il passaggio chiave che oggi facciamo è quello di intervenire, diciamo, sulla legge fondamentale, intervento che è necessario per poter fare poi tutti gli altri passaggi. Ci sono altri? È Eugenio Bruno, Sole 24 Ore. Una precisazione sull'iter, perché il Presidente Letta ha auspicato che il provvedimento segua la corsia più rapida possibile, però il Ministro Quagliariello ha fatto capire che andrà al Comitato dei 40. Quindi, siccome ieri c'era stata richiesta... Credo che sia la corsia più rapida possibile. Quindi 18 mesi... Se verificheremo... No, non 18 mesi. Se verificheremo che una corsia più rapida non è i 40, ma è una corsia che è fatta attraverso le normali commissioni affari costituzionali, ovviamente useremo quella. Comunque il concetto è la corsia più rapida possibile, perché ovviamente su questo tempo si è perso fin troppo tempo e non si può perdere altro tempo. Buongiorno Presidente, Manolo Lanaro, il fattoquotidiano.it. Oggi la stampa riporta la notizia dell'espulsione, dell'ingiusta espulsione della moglie e della figlia del dissidente kazako Ablyazov, e lo stesso le fa un appello diretto. Abbiamo riconsegnato di fatto due donne al capo del regime politico del Kazakistan, Nazarbayev, che secondo l'OSCE è gravemente carente degli standard internazionali di democrazia. Questo sarebbe avvenuto il 29 maggio 2013. Il governo italiano e lei personalmente cosa intendete fare? Grazie. Guardi, mi pone una questione che non ho letto gli articoli che lei mi cita, li leggerò e poi le darò una risposta. Buongiorno Presidente, buongiorno Ministri, Alessandro Placidi, AGR Radio PK. Senta, a proposito delle province, quelle province che vanno in scadenza naturalmente, quindi che non sono commissariate, pensiamo a Brescia e tante altre, cosa succede? Ci saranno nuove elezioni o vengono commissariate pure loro? Grazie. La risposta è ovviamente che su quella transizione bisognerà fare interventi ad hoc prima, perché i tempi di approvazione di un disegno di legge costituzionale, che come sapete, siccome la nostra Costituzione è rigida, quindi ha tempi complessi per l'approvazione di norme che la modificano, per quell'elemento a cui lei faceva riferimento ci sarà bisogno di norme ad hoc che adotteremo ovviamente e di cui discuteremo nelle prossime settimane, perché quei tempi a cui lei fa riferimento non sono compatibili con i tempi invece di questo provvedimento. Sì, buongiorno, sono Roberto Secci di Renews 24. Una parte delle domande che volevo porre sono state già anticipate, ma c'è un'indiscrezione che questa mattina i media, anche noi, abbiamo ripetuto, che riguarda l'ipotesi dei collegi che sostituirebbero le province. È un'ipotesi che valuterete naturalmente nel proseguio di lavoro o è un'ipotesi assolutamente esclusa? Guardi, la ringrazio sinceramente per questa domanda, perché tutta la mattina non ho capito per quale motivo, perché per quale invenzione i siti si sono inventati che esiste questa cosa dei collegi, e hanno dato questa notizia, come spesso accade, come una notizia. È una notizia completamente infondata, inventata,
tirata su con un meccanismo giornalistico incomprensibile. Il testo che è entrato in Consiglio dei Ministri è questo, non c'è nessun riferimento ai collegi, quindi non so dove ve lo siete o dove se lo sono quelli che l'hanno messo sui siti, inventata questa parola collegi, fa parte, diciamo, di un meccanismo di disinformazione che ogni tanto capita. Per quanto ci riguarda, la decisione che abbiamo assunto è questa. Io ovviamente invito tutti gli organi di stampa a distinguere tra le decisioni e voci che vengono alimentate e vengono raccontate all'esterno come decisioni quando non sono state nemmeno, non sono nemmeno proposte, nemmeno prese in esame. Ho letto autorevoli siti oggi che aprivano addirittura sul tema che avremmo fatto i collegi. Quando ho letto mi sono stupito io stesso, ho chiesto che cos'è questa roba, nessuno ne sapeva niente, però quei siti svolgono un servizio pubblico. Se il sito di un autorevole quotidiano nazionale dice questa cosa e dice che prenderemo questa decisione, io credo che debba poi insomma farsi anche un esame di coscienza su che tipo di informazione viene data. Quindi io voglio confermare che questa è la decisione, questo è il testo che è entrato in Consiglio dei Ministri e questo è il testo che è uscito dal Consiglio dei Ministri. Considerano già burrasca. Ministro Martirano del Corriere, Ministro Quagliariello, la consultazione online, diciamo, darà i suoi risultati verso ottobre, abbiamo detto, no? Novembre, quando si chiude. Che tipo, diciamo, di interferenza ci sarà col processo legislativo, che a quel punto dovrebbe essere arrivato alla seconda, cioè al primo passaggio, diciamo? Grazie. No, allora, innanzitutto ci terrei, questa è un'iniziativa di partecipazione, non è un sondaggio online. E quindi i risultati verranno interpretati con questa ottica. In secondo luogo, noi siamo molto attenti a che queste iniziative che servono insomma ad ampliare lo spettro di interventi su un tema come quello della riforma della Costituzione, che è di tutti, in qualche modo avvengano prima che il Parlamento entri nel merito. Anche in questo caso non casualmente ho indicato la data dell'8 ottobre. Noi riteniamo che la legge costituzionale dovrebbe fare le prime due letture prima della pausa estiva e quindi la Commissione dei 40 dovrebbe iniziare a lavorare nella seconda metà di ottobre, nella migliore delle ipotesi, con i 3 mesi previsti per la seconda lettura. Quindi questo è stato previsto. Vogliamo che quando il Parlamento inizi a lavorare abbia tutta la possibilità di conoscere per deliberare, come avrebbe detto Einaudi, ma poi sia del tutto libero nelle sue deliberazioni e non abbia interferenze di sorte. Buongiorno Ministri, buongiorno Presidente, Mantova, Radio Monte Carlo. Rispetto all'IMU, il Fondo Monetario Internazionale ieri ha detto che non andrebbe abolita. Il Ministro Saccomanni ha detto terremo in conto questa valutazione, magari da una consultazione pubblica potrebbe uscire che molti vorrebbero che fosse abolita. C'è anche un avanzo di cassa. Lei si trova in mezzo a una serie di fuochi, come pensa di fronteggiare la questione e se magari si è fatto un'idea a fronte della presa di posizione del Fondo Monetario Internazionale? Grazie. Ieri c'è stato anche su questo tema una grande discussione attorno a indicazioni che sono uscite dal Fondo Monetario Internazionale, ma insomma nel discorso che io ho fatto alle Camere, che ha avuto la fiducia del Parlamento, c'è chiaramente detto che noi faremo una riforma che supererà l'IMU così come oggi è impostata e noi stiamo andando avanti su questa strada. Riconfermo che quella è l'indicazione, ci muoveremo nei prossimi giorni di conseguenza e questa discussione sarà una discussione che, come abbiamo sempre fatto, sarà collegiale tra coloro che sostengono il governo, coinvolgerà il Parlamento e non vedo, diciamo, ulteriori commenti da fare rispetto a questo. Presidente, Ministri, buongiorno. Caterina Fogliaroli, Rai Parlamento. A proposito di anticipazioni di stampa, le agenzie poco fa battevano dettagli sul disegno di legge sulle lobby. Lei ci ha detto che ovviamente è ancora tutto da verificare dopo l'indagine europea.
Le chiedo solo se avete già qualche idea, qualche principio cardine che potete eventualmente anticiparci. È un inizio di discussione che abbiamo fatto, ma per l'appunto la questione chiave oggi, rispetto alla quale abbiamo domandato al Ministro Moavero, è quella di far sì che le indicazioni sulle quali ci stiamo muovendo in Italia siano compatibili con la normativa che c'è negli altri paesi europei, oltre che quella che vige per Parlamento europeo e Commissione europea. Su quella già un approfondimento c'era stato, ma si è valutato che fosse utile e importante capire bilateralmente anche con gli altri paesi europei. Quindi sulla base di questo approfondimento poi la nostra discussione continuerà, perché stiamo parlando di una materia molto delicata e molto, molto importante. Forse aggiungo un'ultima cosa, che è questa: prima sapete che c'è stata la riunione del comitato dell'Expo, una riunione molto importante alla quale hanno partecipato i ministri coinvolti, hanno partecipato il commissario Beppe Sala, il presidente della regione Maroni, il sindaco di Milano Pisapia, la dottoressa Bracco, il presidente della provincia Podestà. Voglio aggiungere, hanno già detto alcune cose i partecipanti a questa riunione, però per parte mia voglio aggiungere, è stata una riunione importante nella quale ho confermato e abbiamo confermato che l'Expo sarà un avvenimento, ed è un avvenimento di portata nazionale che coinvolge e coinvolgerà tutto il Paese, rispetto al quale domenica sera saremo a Monza per un appuntamento di presentazione di alcuni dei contenuti essenziali insieme al Presidente della Repubblica. Abbiamo individuato tutta una serie di impegni che il Governo si è preso rispetto alle realizzazioni che sono da fare. Abbiamo deciso la preparazione di un master plan con tutti gli impegni di tutti i singoli ministri e di tutti i singoli ministeri. Questo master plan sarà messo in discussione insieme ai rappresentanti dell'Expo, e ai primi di settembre sarà presentato il master plan con tutti gli impegni dei singoli ministeri, con tutte appunto le scadenze e gli impegni che i ministeri intendono rispettare. Aggiungo anche che il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea avrà un collegamento molto forte all'Expo, perché molte delle riunioni di quel semestre abbiamo deciso di svolgere a Milano. In particolare si svolgerà a Milano la riunione dell'ASEM. L'ASEM è la riunione che si svolge ogni 4 anni in Europa. Questa volta si svolgerà in Europa sotto presidenza italiana, normalmente si svolge a Bruxelles. Noi abbiamo chiesto invece e abbiamo ottenuto, ho avuto notizia qualche giorno fa del risultato di questo eroico braccio di ferro, questo altro braccio di ferro che abbiamo fatto con Bruxelles, per ottenere a Milano la sede dell'ASEM, della riunione dell'ASEM. È un appuntamento importante, al di là delle battute, perché parteciperanno tutti i capi di governo dei paesi asiatici. Quindi verranno il Presidente della Cina, il Presidente dell'India, il Presidente del Giappone, della Corea del Sud, eccetera. Parteciperanno tutti a questo vertice che sarà alla fine del 2014, si svolgerà, appunto, abbiamo deciso di svolgerlo a Milano, e sarà una sorta di preapertura dell'Expo, per come noi la vediamo. Cioè sarà un momento di presentazione al mondo e in particolare all'Asia e all'Europa, perché parteciperanno tutti i capi di governo europei e tutti i capi di governo asiatici, e presenteremo l'Expo, in particolare tutti i diversi stand dei diversi paesi asiatici avranno la presenza dei loro capi di governo. Fa parte, credo, di questo grosso impegno a mettere al centro l'Expo di tutte le attività dei prossimi anni. Abbiamo anche verificato e fatto una cronologia di tutti gli impegni perché le infrastrutture riescano effettivamente a essere tutte realizzate nei tempi giusti, a partire dalla M4, la metropolitana 4 di Milano, e tutti gli altri aspetti, e ovviamente anche su questo garantendo il massimo di attenzione sui temi della legalità degli appalti, dei rischi di infiltrazione, sui quali l'attenzione è massima. Ho voluto aggiungere questo elemento di informazione perché altri
informazioni su quella riunione sono state date, io non avevo avuto modo di parlare, però volevo aggiungere quanto investiamo sull'Expo, quanto l'Expo sarà un appuntamento che riguarda tutto il Paese e quanto crediamo che il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, a partire da questo appuntamento di fine 2014 con tutti i capi di governo europei e asiatici che abbiamo ottenuto di svolgere a Milano, possa essere una sorta di preapertura dell'Expo. Bene, vi ringrazio.